Amici di Nerderia in compagnia, buonasera. Siamo tornati col nostro amato Oculus Quest 2. Per chi non lo sapesse, ho iniziato la rubrica un annetto fa più o meno e ho iniziato con Eco VR, il gioco dei robottoni che giocavano a palla a mano, non so se vi ricordate. Ecco, oggi volevo parlarvi di un altro gioco relativo ai robottoni, un altro free to play, perché, boh, no, mi sono trovato che ho incontrato delle persone nei vari gruppi di Facebook che giocavano a questo gioco e hanno visto il video di Eco VR e mi hanno detto no, prova a fare anche su questo qui perché è più bello di Eco VR, e sono andato a provarlo e sto parlando di Blaston. Blaston, di che si tratta? Prima di parlare però di Blaston, la volta scorsa ho detto che avrei parlato dell'Oculus Quest. È questo qui. Si tratta semplicemente di un visore di realtà virtuale, per chi non lo sapesse, che voi lo sapete, insomma voi che l'avete acquistato, standalone. Che significa standalone? La famiglia Oculus, che poi ho sbagliato, ora si chiama Meta Quest 2 perché appartiene a Facebook, questo aggeggio, ed essendo diventata Meta da un annetto ormai quasi, e quindi per la questione metaverso e quant'altro, ora è diventata Meta Quest 2. I visori di realtà virtuale di famiglia Oculus, ma come è stato anche per HTC Vive e altri, in passato, ma come lo era anche per la PlayStation, funzionavano esclusivamente attaccandoli ad una periferica, quindi che poteva essere il PC o la PlayStation per il PSVR, e questo comprometteva un po' la giocabilità per chi non era in possesso o non solo dei visori che erano costosissimi all'inizio, ma anche di un PC potente, valido, con una scheda video all'altezza della realtà virtuale. Oggi invece esistono visori come l'Oculus Quest, l'Oculus Quest 2, Meta Quest 2, scusate, oppure il Pico, ne è uscito da poco, che sono dei visori standalone, ossia dei visori che te li metti in faccia e inizi a giocare. Perché? Perché hanno uno store tutto loro, in cui potete trovare tanti giochi a pagamento e gratuiti, molto molto a pagamento e gratuiti alcuni, e che vi permettono di giocare senza avere un PC potente. Semplicemente lo comprate, mettete l'Oculus e ci iniziate a giocare. Li potete portare in giro, ve li potete portare dagli amici e potete trovare diversi tipi di giochi, dai minigiochi a dei giochi simil AAA, possiamo dire. E ovviamente i free to play. Quindi andiamo a vedere che cos'è Blaston. Aspetta, prima di farvi vedere il gameplay, ve ne inizio a parlare. Blaston è semplicemente un duello che dura un minuto e mezzo, in cui si hanno delle armi a disposizione, intorno siete robot, tanto per cambiare, un robot, non lo so che cacchio è quella cosa, forse un robot, e hai delle armi a disposizione intorno a te per poter distruggere l'avversario. Hai un'area in cui ti puoi muovere, al di fuori dell'area prendi danno, puoi schivare, ti puoi spostare, puoi fare il cavolo che vuoi tu, e soprattutto è un gioco non soltanto in multiplayer, ma anche in single player, perché c'è una campagna che permette di ottenere degli upgrade. Allora, salve e benvenuti a Blaston. Che cos'è Blaston? Lo vedremo tra poco. Intanto, bellissima questa stanza, fighissima, molto cyberpunk. Ah, la porta si apre. La cosa è molto semplice, noi siamo questi, vedi? Vedi, siamo questi qua, siamo questo tizio con queste armi, vedete? Quell'equipaggiamento che si può ovviamente potenziare e prenderne altri. È sostanzialmente un duello da fare in piedi, chi vi farà sudare e niente. La faccio vedere. Facciamo un amichevole. Cerchiamo l'avversario che mi farà il culo. Mi farà il culo sicuramente. 100% perché non so. Ok, come vedete. Ah, ci sono anche gli spettatori. Non l'avevo ancora fatto. Ho fatto solo due. Ti devi sfidare con questo qui. Intorno hai delle pistole. Le prendi e spari. E devi schivare e sparare. Cercare di fare più punti dell'avversario. Semplice, no? No, è tutto il contrario. Mi sono sparato da solo. Ma che cazzo è? Perché io? Perché ho perso? Ah, mi sono sparato da solo con l'arma. Vedo un po' di chi state guardando il video. No, ma ecco, non lo prenderò mai più l'arco. Ovviamente non vi potrete fare proprio parecchio più avanti. La velocità è un po' tipo quella di Matrix, praticamente. Ma sei pieno di armi, ma perché non le prendi? Ho vinto. Grazie. Quello si sta inchinando a me. Quello lì laggiù. Sì, ho capito, ma questo fa schifo per perdere contro me. Cioè, prima ho perso perché
Mi sono autosparato con l'arco. Ah! Ecco quello che ho appena detto. Riproviamo con questo cacchio di arco, ci devo riuscire. Ma perché io non ci riesco? Si è proprio in bocca di arrivare. Questa qua io non ho capito come fa la gente a non schivarla, questa cosa qui. Non è che se lo prendo in testa è più fa. Faccio più punti. Ah sì, faccio più punti se lo prendo in testa. Ma perché non posso alzare il dito medio? Tutti quanti si possono alzare. Grazie ragazzi, grazie. Voglio bene, è stato bellissimo. Poi pensavo, ho aumentato anche di livello. Facciamone un altro, ne facciamo un altro. Ma è sempre lo stesso. Quello da una faccia che non mi piace. Pure sparato. Che cazzo sta facendo quello? Ma che cazzo gli è venuto a questo? Che ho vinto? Che succede? Gli è venuto un ictus a questo. Ho vinto per infarto dell'avversario, praticamente. Grazie. Quando la natura aiuta. Poi c'è anche la campagna. Proviamo a fare la campagna. Ah, vedete, ce ne sono altre ricompense. Iniziamo. Grazie, ragazzi, grazie. Ma quello là sopra è il presentatore. È l'Amadeus. Carne fresca. Quindi lui ci mangerà alla fine. Ma che cavolo, ho fatto un punto, ho fatto. Ma che cavolo, che cosa stavo sparando? Ma è storta la canna, che cavolo. Ma perché lui c'ha lo scudo? Mi stava cadendo l'Oculus. Ma lui c'ha lo scudo, perché io no? Vabbè, ma io non potevo essere forte. Una prima l'ho vinta per culo, una per ictus. Voi giustamente che vedete, mi sembra facilissima perché si muove a uno all'ora e vi sembra un imbecille. No. Madonna. Muoviti. Ah, tieni, è morto Spike. Troppo anche se fa flop, ma doveva morire. Proviamo quest'altra modalità, vediamo un attimo che cosa ci regala questo gioco. Ah, figo, fighissimo, bella. Comunque la graficamente è veramente carina, bella animazione. È bel giovinotto, ah, questo è quello che non serve un... Bellissimo, ma che mi è successo? Ma che cazzo, non spara sta cosa? Ah, lo scudo, quello è lo scudo, ce l'ho pure io allora, Ma scusa, ma spiegatelo. Che cazzo è la palla di neve, lancio? Tieni! Oh, non gli ho fatto un danno a questo. Oh, ho vinto tre volte. Tre volte ho vinto. Vabbè, va, cambiamo gioco. Bene, questo era Blaston. Prima di lasciarvi, vi parlo anche di un altro gioco veloce che potrete trovare sullo store, sempre in ambito robot e free to play, che è questo, che in realtà è un gioco molto simile a questo. Insomma, per chi non conoscesse il secondo, è un gioco che con le auto poi devi giocare a calcio fondamentalmente. Qui usi i robot. L'unica cosa è che non ci ho fatto un gameplay perché io non ho ancora superato il motion sickness a 2 anni dall'Oculus. Non ho superato ancora il mio motion sickness e nonostante ci sia un ottimo comfort, lo stesso non riesco proprio a... Ma il compagno mio di squadra che cazzo sta facendo? Madonna. Non ci credo. Detto ciò, io vi saluto. Vi invito ad iscrivervi al canale, a condividere il video e mettere mi piace, non mi ricordo qual è l'ordine. Fatelo perché stiamo facendo diverse rubriche dedicate all'Oculus anche sul nostro sito www.nerderiaincompagnia.com. E noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao.